sforzo perché, cioè, se no non facciamo mai attività fisica. Ultimamente sto mangiando male, pizza, pasta, kebab, robe così, quindi evitiamo, evitiamo. Adesso in palestra non ho nessuno che mi corre dietro e dopo per cena mi sono già preparato una tartare, così sto abbastanza leggero, mi faccio quella e magari un uovo. Vediamo, perché oggi a colazione Alex, che adesso è andato via, mi ha fatto uno di quei tipo sandwich con avocado, uova, rucola, cipolla e quelle cosine lì, insomma, un po' molto, molto potente, molto buono, ci stava. Detto questo, poi a pranzo siamo andati a mangiarci dei bagel nell'ora di pausa pranzo, ho fatto una mezza corsa. E in città c'è questo posto che fa bagels, io ne ho ordinato uno tipo che si chiamava italiano, strabuono. Poi tipo mi dicono che la burrata mancava, la cipolla mancava, il prosciutto mancava, cioè insomma mi hanno fatto un altro panino, mi hanno fatto un altro bagel essenzialmente. E lì infatti ci sono rimasto un po' male. Però vabbè, stasera stiamo leggeri. Adesso, in tutto questo, domani vado in montagna al 90%, 95% vado in montagna. E che succede? Devo tornare a casa, cioè dopo lavoro. Io mi sarebbe piaciuto prendere, andare in autostrada, diretti, sparati, però purtroppo non sarà così, perché devo tornare a casa a prendere l'anelli, che il cane me l'ha lasciato qua perché mi sono andati al mare. Di conseguenza devo tornare a casa, ne approfitto magari per prendere qualcosina da mangiare che poi mi posso cucinare su, così sono sicuro, insomma, che ci sia cibo, che su in una casa in montagna mi hanno detto che c'è qualcosa, ma non è che non mi fidi, solo che mi piace mangiare le cose che voglio io, e se c'è pasta integrale, queste robe qua, a me, cioè, va bene, sopravvivo, ma anche no. E spero che voi mi sentiate piuttosto, perché ho lasciato il microfonino a casa e mi rendo conto che ci sia in questo momento un sacco di vento, quindi non il massimo, però ragazzi, cioè, già dovete ringraziare che in montagna avevo quel microfono lì. Già dovete ringraziare ragazzi che in montagna avevo quel microfonino lì che era pazzesco, cioè col pelo del gatto morto, attutiva, tutti i rumori del vento, non si sentiva niente, solo la mia voce, pazzesco. Fatto sta, ragazzi, ho messo pure questo così posso stare ancora più vicino, mi sentite meglio. Fatto sta che niente, ragazzi, adesso è una settimana appunto che non vado in palestra, ora ho bisogno di spaccarmi e almeno un'oretta e mezza abbondante, quindi arrivo là alle 6:10, alle 8:30 potrei essere a casa, già docciato, giù di lì, tempo di mangiare, far due robe e ci siamo, ragazzi, ci siamo. Posso prendermela con molta calma, anche se non so, ultimamente in palestra mi annoio e quindi dopo un po' me ne vado, perché cioè sono annoiato semplicemente, anche se cioè, mi faccio i miei esercizi e tutto, ma niente. Comunque sto weekend con Alex abbiamo beccato del tempo top, perché poi ieri, che non avevamo, appunto, dovevamo lavorare, ha piovuto non full day ma gran parte della giornata, e infatti lui poverino è andato in palestra e quando io stavo ancora lavorando e si è beccato il diluvio universale. Infatti gli ho dato un ombrello, ma c'è una vergogna, poveretto, ha negato. E idem la sera, stanotte ha diluviato, oggi il tempo è tutto così, quindi insomma va bene, ma ecco, non mi abbronzo questo tempo, anzi io probabilmente mi abbronzerei comunque, perché ho un po' la fortuna, la pelle che mi basta una mezza giornata per diventare mezzo africano, quindi almeno quello, cioè a me basta tipo 2 ore per diventare come Carlo Conti, quindi almeno le gioie della vita. Oh ragazzi, quanto ci si sente bene dopo un po' di palestra. Che bello, sono quasi le 8. E adesso torniamo a casa, sistemiamo un po', cuciniamo, magari ho anche delle patate. Non penso di avere delle patate, ma magari ce le ho. Sarebbe una bella sorpresa, se no la tartare con cosa la posso mangiare.
con l'uovo, penso di avere dei pomodori, ma un po' tutto da vedere. Mi sono fatto questa tartare di scottona con ovetto, un po' di rucoletta, giusto insomma per sentirsi un po' di sani. Avevo una piadina avanzata in frigo, quindi ho detto ma sì, cioè sguinzagliamola, che almeno la usiamo. E poi un infuso al mango, acqua ghiacciata, non so neanche se non sia una bella idea, però vabbè. Adesso io come al solito mi guardo un pochino di video, così giusto per animare un pochino la serata. E niente ragazzi, ci sentiamo dopo. Ho proprio fame. Cioè più che fame, ho proprio voglia di questa tartare. Prima mi sono fatto una di quelle tisanine fredde al mango, ragazzi. Cioè ho trovato il nuovo vizio dell'estate. Già io ho sempre avuto dei problemi con le tisane. Guardate qua. E non sono tutte qua, sono anche dietro, però insomma questi qua sono spaziali. Mi rendo conto che sto invecchiando perché mi metto a parlare di tisane, mi emozionano queste cose, quindi cioè anche no, ma ve ne devo appunto parlare, ragazzi. Oggi è stata una giornata abbastanza tranquilla, la palestra mi è servita un po' a tirarmi su il morale, a tirare su un pochino la voglia, anche perché ultimamente non sto facendo molto sport, anzi proprio per niente, almeno non so, magari ognuno è proprio standard. Io mi sento estremamente secco, cioè, non è neanche secco, mi sento sciupato, ecco, mi sento molto sciupato ultimamente. Il mio sport più grande è uccidere le zanzare, beccare le mosche e le cazzo di falene che entrano in casa. Una casa con il giardino bella, ma bisogna starci dietro a queste cose. Purtroppo le zanzariere sono missa solo di bellezza perché non riescono a catturare nulla. Le avrò installate male, non so che dirvi. Comunque ragazzi, domani si va in ufficio, domani prima giornata di lavoro. Potrei farmi una pizza, anche se penso, visto che ho già mangiato ieri sera, magari mi mangio qualcosa di normale, non so. Domani comunque a pranzo vado al ristorante, quindi vediamo cosa mi garba, cosa conviene e quant'altro. E quello, poi tornerò a casa, dovrò prendere sul cane, prendere tipo computer, attrezzatura, batterie che devo caricare perché sabato un matrimonio, anzi devo adesso informarmi in che location è il matrimonio perché non ho gli indirizzi, non ho niente. E manca neanche una settimana, ragazzi, rendiamoci conto, 4 giorni per un matrimonio, sono completamente impreparato, come quasi tutto nella mia vita. Detto questo, poi vado su diretto, devo pensare a cosa portarmi su da mangiare. Non ho idea, magari potrei farmi un risottino, vediamo. Mi posso portare sulle mozzarelle, magari, non lo so, vediamo. Farò metano per strada, in autostrada, di solito ci dovrebbe essere lì, mi pare. E niente, mi faccio un paio di notti su in Trentino, un po' per rilassarmi. Penso di fare qualche tuffo in piscina, vediamo. O sul lago, che è anche caldino, anche perché è il lago di Caldonazzo, già dal nome potete capire come sarà l'acqua. Le battute. E niente ragazzi, comunque come al solito a volte i video sono carichi, a volte i video sono spenti. Quello di oggi è stato un pochino un mix, un ortofrutta, un po' di tutto. E quindi io vi invito a mettere mi piace, a commentare se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale, perché ragazzi sono fisso allo stesso numero da tipo 2 settimane, un po' sale un po' scende, non è che mi fa molto piacere, voglio vedere che sale, almeno mi date un pochino di voglia di andare avanti, cacchio. E no, cioè lo faccio comunque, però mi fa piacere se voi mi fa piacere quando vedo nuovi iscritti, quindi se potete iscrivervi, grazie mille, ve ne sarò eternamente grato e continuerò a caricare video. Detto questo, sto pensando anche di iniziare a prima o poi fare un video settimanale, un resoconto settimanale oppure mensile, tipo quel giorno al mese, il primo del mese, che ora ho già saltato, qui magari potrei pensare di fare a metà del mese, o forse il 30, non lo so, vediamo, che un giorno del mese faccio il riassunto del mese che è successo, degli ultimi 30 giorni, le cose che sono successe, tipo un piccolo commentary, ho fatto questo, quell'altro, secondo me ci potrebbe stare, ma fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, secondo me ci sta, però facendo così vuol dire che quel giorno lì non edito un video,
cioè, o meglio, non ho i video di quella giornata. E che succede se quel giorno faccio un qualcosa di figo? Dovrò caricare un altro video, ma così facendo, dopo i giorni scalano e il video che filmo oggi verrà pubblicato dopo una settimana, 2 settimane, un mese, non lo so. Quindi oggi morissi, voi lo scoprireste tra 2 settimane magari. Beh, insomma, tocca a ferro, non succederà, ovviamente. Però, ragazzi, l'unica cosa che non vi ho ancora detto è attivate la campanella. Attivate la campanella, like, subscribe e noi ci vediamo domani.